aspettare un attimo perché c'è un problema su internet. Quindi non c'è cosa. Sono già solo altri 5. Dunque, in questa giornata in cui si festeggia San Giuseppe, ci ritroviamo per il terzo incontro, l'incontro di rilettura del libro della vita di Teresa. Nell'ultimo incontro di gennaio, Suor Daniela ci ha condotto nella preghiera di Teresa, con la metafora del giardino. Oggi proseguiremo nella conoscenza di Teresa guardando i capitoli che seguono, cioè il 23, dal 23 al 31. A dire la verità, sono dei capitoli molto interessanti, in cui si vedrà la fatica di Teresa a leggere la realtà. E quindi questo potrebbe servire anche a noi in un momento come questo. Il discernimento che opera nel leggere la realtà per poi determinarsi a operare. Anche questo incontro avrà una sua caratteristica. Come vedete con me sono presenti Suor Edith e Massimo Fiorucci, il traduttore, che insieme, alternandosi, ci condurranno attraverso i sentieri complicati che Teresa si trova a percorrere. Dal capitolo 23 al capitolo 31 viene descritto un periodo della vita di Teresa abbastanza delicato, ma riuscirà a uscirne e vedremo come. Per cui io mi fermerei qui e darei la parola a loro due. Buonasera a tutti. Dunque, nel primo di questi incontri di rilettura della vita di Teresa abbiamo fatto un'esplorazione, se si può dire così, di ciò che accadeva nel cuore, nella testa e anche nella storia esteriore di Teresa. Erano i primi 10 capitoli che sono stati un po' una premessa a quello che è stato poi un approfondimento progressivo del suo percorso interiore. La volta scorsa abbiamo visto i capitoli dall'11 al 22, un po' un trattatello sulla preghiera, sull'orazione. Ora, l'esperienza vissuta dell'incontro personale con un Dio altro da quello che Teresa aveva imparato a temere da bambina, e infatti abbiamo visto che è il Dio amico, colui che sappiamo ci ama, che ci fa passare quindi dal timore servile ad essere servi dell'amore, dicevamo così la volta scorsa. Quindi l'esperienza vissuta dell'incontro personale con questo Dio e anche l'impegno di raccontare, di provare ad esprimere e quindi anche prendere consapevolezza e trasmettere questa esperienza, tutto ciò dà alla vita di Teresa una svolta. Lei dice, voglio ora riprendere da dove ho lasciato il racconto della mia vita. Da qui in avanti si tratta di un libro totalmente nuovo, intendo di una vita totalmente nuova. Fin qui era la mia vita. Quella che ho vissuto da quando ho cominciato a spiegare queste cose di orazione è Dio che vive in me, a quanto mi sembra. Infatti, comprendo che era impossibile venir fuori in così poco tempo da abitudini e opere tanto cattive. Sia lodato il Signore che mi liberò da me stessa. Apre così il capitolo 23, questo riaggancio narrativo, e quindi ci permette di vedere come lei legga la situazione complessa in cui si trova. Beh, intanto fra le righe ci dice
Non dice da quando ho vissuto queste cose soltanto, ma da quando ho cominciato a spiegare queste cose. E quindi già ci dice l'importanza di rileggere quello che si vive, l'importanza di provare a rielaborare i propri vissuti, che fa fare un'esperienza un po' di unificazione anche e permette di essere modificati in effetti dall'esperienza che si vive. E l'esperienza che lei vive e rilegge dice che è un'esperienza di dilatazione e liberazione, anche di scoperta di capacità e risorse nuove. Lei dice, poche righe più avanti, si sente migliore, assai migliorata e con maggior forza. E questo è uno degli elementi fondamentali con i quali porterà avanti tutto il suo discernimento. Quello degli effetti, quello che la radica nell'esperienza che ha fatto, convinta che sia un'esperienza vera, anche davanti a pareri contrari. Quindi, alla domanda, ma come faccio a discernere, come faccio a sapere se questo incontro che ho fatto è un incontro vero con il Dio dal volto nuovo che ho conosciuto? La risposta è: guardo gli effetti, se ha cambiato in qualche modo me stessa, il mio modo di essere, il mio modo di fare, la mia vita in maniera concreta, sia sull'ambito esteriore, come diceva prima, era impossibile venire fuori in così poco tempo da abitudini e opere, sia a livello interiore, più profondo. Lei più avanti dirà, quando ci spiega la differenza che trova tra le parole che ci si dice da sé, quando un po' ci si suggestiona, e le parole che ascolta da Dio, le dice, ed ecco un altro segno, più indicativo di tutti. Le nostre parole non sono capaci di produrre opere. Infatti, quelle pronunciate dal Signore sono parole e opere. Anche quando le parole non siano di devozione ma di rimprovero, immediatamente dispongono l'anima e la rendono capace e la inteneriscono e le danno luce e la consolano e la calmano. E se si trovava in aridità o agitazione e inquietudine, è come se un colpo di mano le togliesse tutto. E anche meglio, perché sembra che il Signore voglia far intendere che è potente e che le sue parole sono opere. Quindi questo è un primo criterio che ci consegna, quello degli effetti sulla vita. Da quello che Suor Edith ha iniziato a dirci, quindi sulla novità di vita che Teresa sperimenta dopo essersi addentrata in questo percorso in cui impara a dare del tu a Dio, si capisce che la questione quindi principale che lei affronta in questi capitoli è il bisogno di discernere l'autenticità della sua esperienza. Come facciamo a sapere che un'esperienza ci è realmente accaduta? Come facciamo a dire che veramente amiamo Dio, ma anche che veramente amiamo qualcuno, che veramente siamo diventati più consapevoli di noi stessi, che le cose che sentiamo dentro di noi accadono veramente? Come posso dire di avere conquistato qualcosa, di essere cresciuto? Lei dice, da qui in avanti è una vita nuova, un libro nuovo, meglio, una vita nuova, quella di Dio che vive in me, una vita che non vivo più da sola, ma che vivo costantemente in compagnia di qualcuno. Come faccio a dire che questo veramente accade? E se ci pensiamo, è una domanda che è molto presente nella nostra vita, ma tutti i giorni. Come faccio a dire che davvero amo la persona che mi sta accanto, che amo un consorte, una sposa, uno sposo, che amo un figlio, che amo una figlia, che amo un amico, che amo un'amica? Perché il problema è che si possono sentire tante cose dentro di sé. L'amore è questi sentimenti?
L'amore è la percezione che io ho dentro di me di determinate cose? Ecco, allora Teresa dice appunto in questi capitoli che questo percorso di discernimento si propone a lei come qualcosa di urgente, necessario e un po' complicato. È un percorso di discernimento che lei ci racconta un po' come si racconta un dramma. Teresa è abbastanza teatrale, se avete letto il libro un po' ve ne siete accorti. E, diciamo, presenta questa questione del discernimento, la presenta come una lotta, quindi come un dramma, e gli attori del dramma sono sostanzialmente tre. Sono Dio, che è ovviamente il protagonista principale, la vita di Dio in me. L'io, perché ciò che sta accadendo accade a lei, al soggetto Teresa, alla donna Teresa, fatta di carne, spirito, sangue, anima, desideri, sentimenti, e lei dice il demonio. Quindi un altro soggetto malvagio, che lei dice amico della menzogna, la menzogna stessa, e che nel quale lei condensa tutte quelle voci che sono dentro di noi e che sono fuori di noi e che continuamente mettono in crisi il percorso che stiamo facendo. Perché capire se una cosa sia vera è un percorso graduale, lento, e dove le cose non sono scontate. Capire se veramente gli effetti dell'incontro con Dio sono reali è qualcosa che si impara un po' per volta. E quindi se leggete questi capitoli vedrete che tutti quanti si svolgono all'interno di questa continua polarità che Teresa ci racconta, che cosa è falso, che cosa è vero. Quando ascolto veramente, quando invece il mio ascolto è falso. Quando le mie percezioni sono vere, quando sono false. Complessivamente potremmo dire quando la mia esperienza è vera, quando la mia esperienza è falsa. La ricerca della verità di sé, della propria esperienza e delle proprie relazioni, si scontra inevitabilmente con una storia che è la nostra, umana, fatta di carne e di sangue, che è mondana. Non a caso la scrittura, no? Chiama il demonio il principe di questo mondo, e Gesù di sé invece dice il mio regno non è di questo mondo, e voi siete nel mondo, ma non del mondo. La ricerca della verità si confronta drammaticamente con la storia dell'uomo, e la storia dell'uomo è percorsa da mille tensioni, alcune sono bellissime, ci accadono delle cose che sono stupende, altre invece sono molto faticose, altre sono ingiuste, altre a volte sono incomprensibili, insensate, altre sembrano accadere così, no? Qualcuno, se guardiamo la storia della nostra letteratura, in tanti modi si è cercato di dare un nome a questo dramma. No? A volte sembra un dramma causato dall'uomo, a volte sembra un dramma più grande dell'uomo. Questi capitoli appunto raccontano come lei si è confrontata con questa dinamica. E subito vale la pena dire che Dio non è un attore fra gli altri all'interno di questa dinamica. Il ruolo di Dio non ha la stessa portata del ruolo dell'uomo e del ruolo del demonio, così come Teresa ce lo racconta. E, perché lei arriva a dire, questo però lo anticipiamo ma lo vediamo meglio dopo, Cristo ha potere su tutto. E questa è una compagnia che nessuno vi potrà mai togliere. E questo deve restare come punto fermo.
Altrimenti in questa storia dove appunto ci confrontiamo con delle dinamiche che a volte sono dentro di noi, a volte sembrano più grandi di noi, si rischia veramente di smarrirsi. E per questo motivo la polarità falsità-verità si concretizza poi per Teresa in un bisogno molto forte di capire come disingannarsi nell'esperienza che sta facendo. E quindi questa polarità si trasforma in quella successiva che Edith ora ci racconterà fra inganno e disinganno. Dunque Teresa, per districarsi tra l'inganno e il disinganno davanti alle esperienze di preghiera che sta facendo, davanti appunto all'esperienza di questo Dio che le sembra di aver incontrato, sente il bisogno di confrontarsi con qualcuno, con delle persone. Lei la chiama la compagnia dei buoni, degli amici di Dio. Come faccio a sapere se ho incontrato Dio? Beh, cerco gli amici di Dio, vediamo cosa, come vivono, cosa mi dicono dell'incontro con Dio. E quindi questo sostanzialmente per lei vuol dire cercare qualche maestro istruito in questo momento, vedremo che dopo allargherà un po' il giro, maestri istruiti, cioè gente esperta che possano tirarla fuori dall'autoreferenzialità sua e dare una consistenza oggettiva alla sua esperienza, confermarla nella linea della tradizione della Chiesa, del Magistero, soprattutto della Sacra Scrittura. Quindi ci racconta che si muove con un po' di titubanza e di paura anche perché non so bene che cosa potrebbero pensare di lei, visto che al suo tempo le donne era meglio che stessero a filare e nient'altro, non occuparsi di temi di alta spiritualità. E quindi ha un po' questo scrupolo, ma appunto il desiderio di fare verità è più grande e quindi alla fine decide di cercare qualcuno con cui confrontarsi su quello che le sta accadendo, su quello che sperimenta. E quindi e qui inizia un percorso in effetti abbastanza sofferto. Lei cerca questa compagnia dei buoni, le prime persone a cui si rivolge sono un laico e un prete. Il laico è un nobiluomo di Avila, sposato, che però cerca di fare del bene, insomma è un cristiano impegnato, diremmo. Che le fa conoscere questo prete che è giunto ad Avila non da molto tempo, ma si sta conquistando un po' la gente della città come un bravo maestro, un bravo direttore di spirito. E quindi lei, fiduciosa, si apre con questo maestro. E qui ha però una grande delusione. Questi due, che la spingono anche con una certa fiducia, insomma, ad aprirsi, a raccontare quello che vive, di fatto dimostrano di avere dei dubbi su di lei, non sono poi tanto sicuri che non si stia ingannando, anche perché siamo nel tempo dell'Inquisizione, no? Per cui le paure erano motivate, nel senso Teresa aveva davanti agli occhi dei roghi che c'erano stati, per cui c'è in giro, serpeggia questo dubbio su certe esperienze spirituali. Hanno dei dubbi anche su di lei e il dubbio è che non può essere che faccia un'esperienza profonda di preghiera, come lei la racconta, che addirittura senta delle parole di Dio, che lei racconta questo, che abbia delle visioni di Gesù, della bellezza di Cristo, da persona misera, debole, fragile come era lei, poi donna soprattutto. Ora, questo, facendo
un salto anche in avanti, questi dubbi non sono da poco, perché si amplificheranno. Più avanti verranno confermati da un'altra cerchia di consiglieri che si occuperanno del suo caso, proprio perché le vogliono bene, lei dice, cioè sono santi uomini animati da santo zelo per il suo bene, per cui proprio nel tentativo di evitarle l'inganno che sempre ci può tentare. E di fatto troverà appunto dei consiglieri, dopo ce lo racconterà Massimo, che nell'incertezza seguono la linea rigida, la metteranno anzi alla prova. Lei cerca di aprirsi fiduciosamente, ma di fatto non le credono. E qui può essere simpatico anche leggere un brano di cosa le racconta di questi. I servi di Dio non si persuadevano, trattavano spesso con me. Io raccontavo apertamente alcune cose cui loro attribuivano un'intenzione differente dalla mia. Ciò che raccontavo senza troppa attenzione a loro sembrava poca umiltà. Se vedevano qualche colpa, subito ogni cosa veniva condannata. Mi domandavano alcune cose. Io rispondevo con semplicità e apertamente. Subito sembrava loro che volessi fare da maestra e facessi la saputella. Ce n'era abbastanza per farmi andare fuori di testa. E certe volte mi ritrovavo in situazioni tali che non sapevo far altro che alzare gli occhi al Signore. Infatti, la contrarietà dei buoni sembra niente detto così. Ma malgrado nella vita abbia affrontato grandissime difficoltà, questa è una delle più grandi. E quindi Teresa cercava la compagnia dei buoni e si trova la contrarietà dei buoni. E questo noi potremmo tradurlo così, che ha in un certo senso anche una certa attualità. È la convinzione che si possa avere un'intensa vita di preghiera, ci si possa avvicinare a Dio solo quando se ne è in un certo senso degni, quando si è già buoni, quando ce lo si può meritare per un comportamento coerente, impeccabile, non certo quando si è persone imperfette, fragili come era Teresa. E questo è una grande sofferenza per Teresa, anche perché si scontra proprio con l'esperienza più profonda che lei ha fatto, che era quella della conversione, che ancora risale, se ci ricordiamo, al capitolo 9, l'incontro con Cristo assai piagato. Il punto, quello che è stato così importante per lei come esperienza nuova di Dio, è stato l'incontro con l'umanità di Gesù, il realismo dell'umanità di Gesù, che è anche il paradosso e lo scandalo della nostra fede, se vogliamo. Dio ha scelto di farsi visibile, presente, in mezzo a noi, di entrare nella nostra storia. Ha unito la perfezione di Dio e la fragilità dell'uomo, la divinità di Gesù e la sua carne totalmente umana. Dice il Vangelo di Giovanni, il Verbo si fece carne, cioè ha assunto tutta la fragilità, la precarietà, la debolezza umana. L'ha vissuta fino in fondo in mezzo a noi e ha dato l'esito di speranza, di risurrezione, di gloria a questa debolezza umana. Ma questo cosa vuol dire? Che la debolezza umana, quella che tanto, su cui tanto stavano attenti questi buoni, non fa per niente ostacolo al nostro poterci avvicinare a Dio. E questo, oltretutto, l'altro lato della medaglia è questo. È stato per un movimento del cuore misericordioso di Dio. Questo è il volto nuovo di Dio che Teresa ha conosciuto, la misericordia. Tanto è vero che questo libro che lei scrive, quando ne parla a un amico, lo indica intitolandolo «È il libro delle misericordie di Dio». È quasi a dire è la sua vita che è il libro delle misericordie di Dio. Questa è stata l'esperienza sconvolgente che lei ha fatto. Ed è quella che la sostiene ancora, appunto, in questo periodo di grande sofferenza
in cui si confronta con la contrarietà dei buoni. Lei tiene duro sulla scorta di questa esperienza profonda che ha fatto. E questo conflitto interiore e anche esteriore che Teresa si trova a vivere è talmente drammatico che, pensate, i consiglieri a cui si è affidata decidono alla fine, dopo tutti questi racconti che si fanno fare da Teresa, dopo aver provato a cercare di capire come sta vivendo, le dicono che ciò che lei sta vivendo viene dal demonio. E se avete letto, avete visto che a un certo punto le ordinano di fare una cosa che a noi fa anche un po' sorridere, ma che in realtà è drammatica. Poi dopo lei stessa la riguarderà con un umorismo sano. Le dicono che quando Gesù le appare, lei gli deve fare dei gestacci. Quindi se quando lo vedi, fagli dei gestacci. Gesti molto volgari, non gestacci, no? Tipo ma va via, no, gesti volgari, che noi oggi esprimeremmo attraverso delle parolacce. E Teresa lo fa perché ha deciso di ascoltare queste persone, quindi ha deciso comunque di non fidarsi di se stessa, lo fa anche un po' controcoscienza, e la cosa molto simpatica è che dice che quando glieli faceva Gesù le sorrideva e le diceva poi dopo: non ti preoccupare, fai come dicono, a suo tempo io li convincerò. E questo dialogo interiore è molto bello, no? Come capacità di mediazione rispetto alle cose che succedono, come realismo, come metodo, no? Nel senso che in questo discernimento, se il metodo è che non sono io che do la verità a me stesso, posso anche fare spazio a delle cose che in un certo momento mi contraddicono, no? Perché il punto non è la verità di ogni singolo momento, è la verità del percorso, e per arrivare alla verità del percorso si può passare attraverso delle contraddizioni. Perché? Ce l'ha spiegato Suor Edith prima, perché Cristo è dentro le contraddizioni, non è in una storia pura, è in una storia fatta di carne. E quindi anche quelle contraddizioni, quelle contrarietà, entrano a far parte di questo discernimento. I toni diventano quindi sempre un po' più drammatici nel suo racconto di questo discernimento, anche dolorosi a tratti per Teresa, che diciamo comunque si accorge che mano a mano che questa esperienza procede, quanto più lei vuole cacciare questo Gesù che le appare, tanto più Gesù la prende, tanto più Gesù la fa sua. E quindi incomincia a trovare dei criteri per orientarsi in questo percorso così contraddittorio. Il primo è quello che è stato detto all'inizio, e cioè comincia a porre attenzione sugli effetti di quello che le succede. Non sui sentimenti, ma sugli effetti. Quindi non se sto bene o male, non se questo Gesù che vedo mi fa stare bene, non se questi confessori che mi capiscono, non mi capiscono, mi fanno stare male, ma su quale sia e quale stia diventando la qualità della sua vita. Quotidianamente, in piccole cose, non se divento capace di gesti eroici, ma se in piccole cose stia cambiando la qualità delle cose che vivo. Cerca di custodire una coscienza pura. Che cosa vuol dire? Questa è un'espressione che ritorna abbastanza spesso lungo tutto il libro della vita. Cerca di essere sincera con se stessa in questa ricerca di un rapporto vero con Gesù. Scopre in maniera sempre più convincente che Cristo ha potere su tutto. E su questo vale la pena leggere qualche cosa. Nel capitolo 25, che è il capitolo dove più che in ogni altro racconta questo dramma, dice così: «Mi ricordavo di quando il Signore comandò ai venti del mare che cessassero,
quando c'era stata la tempesta. E così io dicevo: chi è costui al quale tutte le mie facoltà obbediscono e che in un istante porta la luce in una oscurità tanto grande e rende arrendevole un cuore che sembrava di pietra? Dona acqua di dolci lacrime dove sembrava dovesse esserci un lungo tempo di aridità. Chi fa nascere questi desideri? Chi dà questo coraggio? Mi ritrovai a pensare: di che cosa devo avere paura? Cosa è mai tutto ciò? Io desidero servire questo Signore. Non voglio altro che farlo contento. Non voglio gioia, né riposo, né altro bene, se non fare la sua volontà. Di questo ero proprio certa, a mio parere, e potevo ben dirlo. Dunque, se questo Signore è potente, come vedo infatti che è, e so che lo è, e che i demoni sono suoi schiavi, e di questo non bisogna dubitare perché ce lo dice la fede, essendo io serva di questo Re e Signore, che male possono farmi? Perché non dovrei avere la forza di mettermi contro tutto l'inferno? Quella che parla è la stessa che di sé dice di essere una debole donna, che gli altri vedono come una debole donna. E non c'è contraddizione in questo, perché non c'è contraddizione in Cristo. E Cristo è quello che comanda i venti, le tempeste, gli elementi, la storia, perché ha potere su tutto, ed è lo stesso che va incontro alla sua Pasqua, visto appunto che in questo periodo dell'anno siamo. E quindi è un conflitto che in realtà diventa una dialettica positiva. Ed è per questo che Teresa, da questa esperienza vera della potenza di Cristo, attinge una risorsa alla quale siamo poco abituati e che invece le è molto utile per sciogliere questa situazione drammatica. E questa risorsa è l'umorismo. E la leggerezza. Se impariamo, no, a guardare noi stessi, la storia, le persone, a partire da questo punto di vista, che è quello di Dio, quello del Padre, non c'è evento drammatico che sia definitivo. Ed è quello che consente a Teresa, che incontra Dio in questo modo, quindi di guardare la storia recuperando una leggerezza del cuore, un umorismo, una possibilità di non lasciarsi schiacciare dal peso delle contraddizioni e dei conflitti. A questo proposito, sempre nel capitolo 25, in risposta, diciamo, a tutti questi che le dicevano: è il demonio che ti fa fare certe esperienze, sei troppo debole per vedere Dio, quindi vedi il demonio. Pensate, quando noi vediamo una persona che ci sembra molto povera interiormente, ai nostri occhi, appunto, che giudizio emettiamo? Perché anche noi giudichiamo così come giudicavano i confessori di Teresa, gli uni gli altri ci giudichiamo così. Allora Teresa dice questa cosa, verso la fine sempre di quel capitolo 25, che è molto interessante, drammatico e anche divertente, nel paragrafo 22. Stava parlando delle persone che invece si lasciano veramente ingannare dal demonio e dice così: «Piaccia al Signore che io non sia fra questi, anzi, mi favorisca Sua Maestà, perché io riconosca come riposo ciò che davvero è riposo, e per onore ciò che davvero è onore, e per piacere ciò che è davvero piacere, e non tutto al contrario, e al diavolo tutti i demoni.
Saranno loro ad avere paura di me. Non capisco queste paure, demonio, demonio, quando invece possiamo dire Dio, Dio e farli tremare tutti. Tanto sappiamo già che nemmeno possono muoversi senza che il Signore lo permetta. Cos'è questo? Senza dubbio ho ormai più paura di quelli che ne hanno così tanta per il demonio che del demonio stesso. Infatti lui non può farmi nulla, mentre gli altri, soprattutto se sono confessori, creano molta inquietudine e mi hanno fatto passare alcuni anni di così grande tribolazione che ora mi stupisco di come abbia potuto sopportarli. Benedetto sia il Signore che davvero mi ha aiutato. Quindi senza entrare in chissà quali dibattiti teologici, ma in maniera molto leggera ma non superficiale, diciamo col sorriso sulle labbra, ecco che traccia le somme e lo può fare in virtù di quel Dio che ha incontrato. Ecco, quindi grazie a questa risorsa di Teresa, anche dell'umorismo, Teresa in effetti è riuscita a tenere duro e ad andare avanti con questi suoi consiglieri e a venirne un po' fuori. Nello stesso tempo non ha mai rinunciato ad aspettare qualcuno con cui confrontarsi, che veramente la capisse e con cui poter condividere l'esperienza che lei sentiva vera. A noi verrebbe da dire, ma visto com'è andata con questi incontri, quanto l'hanno fatta soffrire, ma vale veramente la pena cercare questo confronto? O comunque, ma quale tipo di confronto è bene cercare? Se è vero che la verità non possiamo darcela da soli, che bisogna comunque cercare di uscire dall'autoreferenzialità. Allora, si potrebbero dire due cose. Una, innanzitutto, una premessa, è questa. Il confronto che Teresa cerca non dice una forma di insicurezza e di indecisione, come se volesse delegare la responsabilità ad altri e poi assoggettarsi magari incondizionatamente a quello che gli altri decidono e le dicono di fare. Non è questo quello che lei cerca. La sua è una sana trepidazione, è venuto fuori da quello che abbiamo detto, in base ad un'esperienza profonda che ha vissuto, sulla quale vuole fare verità. Vuole fare verità e quindi cerca anche altri pareri, un confronto, sa che tutti i punti di vista sono parziali, ma possiamo creare un orizzonte un po' più ampio di quello dato segnato dai confini del nostro io, in cui possiamo collocare con una certa verità, un po' più di verità, l'esperienza personale che stiamo facendo. E quindi questo rimane un punto fermo: frequentare gli amici di Dio, la compagnia dei buoni, il confronto. Che tipo di confronto? A questo punto si potrebbe dire che la forma che assume il confronto migliore è quello alla fine dell'amicizia. Perché questo? Teresa si è resa conto, ed è una delle cose che dirà più spesso, anche nelle altre opere, di questo principio fondamentale. Le persone sono uniche. Le anime, se vogliamo parlare di anime, cammini, sono uniche e sono unici i cammini per ogni anima. Non è detto che ci sia sintonia e comprensione, bisogna avere la consapevolezza di cammini diversi, che esistono cammini diversi, ma questo vuol dire in pratica poi che non ci sono degli schemi rigidi, universali, che vanno bene per tutti, come se fossero vestiti in una taglia unica per tutti. Questo era il metodo un po' rigorista che lei aveva conosciuto con il primo prete con cui si era confrontata e dal quale era un po' scappata, perché si era trovata non capita, ma soprattutto molto scoraggiata, perché davanti a
un modello, uno schema di procedimento per il quale lei non si sentiva pronta, non poteva far altro che scoraggiarsi. E quindi invece lei propende per un metodo un po' più umanista, che è quello dell'attenzione alla persona singola. Il primo che le fa fare questa esperienza, per la quale lei dopo si consolida effettivamente su questo criterio, è Diego de Setina, questo giovane gesuita a cui quei due primi di consiglieri di Avila, che poi le rimangono amici per sempre, l'aiuteranno molto anche successivamente nelle varie fondazioni, però appunto loro, sentendosi in dubbio, l'hanno rimandata a qualcuno di più esperto. In città erano arrivati i gesuiti, che erano per definizione gli esperti dei cammini spirituali. Lei parla con questo giovane gesuita e ci racconta lei stessa subito quanto sia diverso il metodo di questa persona. Innanzitutto, davanti ai suoi racconti, su cosa punta? Non sulla paura che non sia vero quello che ha sperimentato, che sia del demonio, come facevano gli altri, ma sulla riconoscenza nel caso sia vero. Nel caso sia vero, la riconoscenza, il desiderio, la gioia che questo può suscitare, e quindi anche la responsabilità, perché ogni dono che ci viene fatto comporta una responsabilità di corrispondenza. E quindi già questo le apre davanti una libertà nuova. Lui le suggerisce di dar credito a quello che lei sperimenta come qualcosa di bello, di liberante, di vero, e quindi di sbilanciarsi, di lasciarsi coinvolgere. Questo, tra l'altro, implica anche la costruzione di un rapporto anche con questa persona, perché l'apertura di sguardo che lui le dà le suscita la riconoscenza, quindi anche l'affetto, e quindi di conseguenza anche la fiducia, per cui si può costruire un rapporto poi sulla fiducia reciproca, e lei in effetti si determinerà da quel momento a seguire le prime indicazioni che le vengono. E lei lo dice così, in poche righe, lo tratteggia questo metodo, racconta, e così cominciai a cambiare in molte cose. Sempre il criterio degli effetti, no? Anche se il confessore non mi forzava, anzi sembrava fare poco caso a tutto, e questo mi smuoveva di più, perché portava tutto sul cammino dell'amor di Dio, ed era come qualcosa che lasciava libertà e non costrizione, se non quella che imponevo io a me stessa per amore. E questo è quello che piace a Teresa, che la fa volare, che le dà ali per volare, interpella la sua libertà, quindi si sente lasciata libera di corrispondere a un dono di cui è riconoscente. Ed è il metodo che lei chiamerà quello della suavidad, della dolcezza, questa attenzione alla persona, che vuol dire sapersi giocare in un rapporto vero di conoscenza e di amicizia, dove appunto non si mette addosso all'altro un programma, un progetto, un qualche cosa da fare, come un'imposizione che venga dall'esterno. Ma nella relazione reciproca si cerca di scoprire l'altro nei suoi desideri più profondi, in ciò che lo muove dall'interno, e quindi anche su che cosa si può far leva perché la persona cammini effettivamente e ottenga anche dei cambiamenti, che sono quelli che alla fine arriva anche a desiderare. E quindi, diciamo, il metodo che interpella la libertà e permette una libera adesione per amore. A questo punto, messe così le cose, la persona può attingere alla risorsa più potente che ha dentro di sé,
che è alla fine il desiderio profondo che ha in sé, e non trova più ragione di risparmiarsi. Allora qui sì, possono nascere le determinazioni, le decisioni grandi. E infatti da qui, appunto, Teresa partirà con una forza nuova. Questo è l'ultimo passaggio che questa sera vogliamo condividere con voi, che è appunto quello della determinazione, che è una parola che Teresa ama molto. Lei dice essere qualcosa di essenziale in questo percorso di amicizia, di apertura di sé all'altro, e potremmo tradurla anche con decisione, perseveranza. Però vogliamo spendere due parole su questo per cercare di metterla a fuoco bene. Dunque, se Dio ha cambiato la mia vita, se questo porta a tutto un dramma conflittuale dove però trovo dei punti fermi che mi aiutano ad orientarmi, dunque allora io cosa me ne faccio di questo poi? E lei dice, bisogna determinarsi, decidersi in maniera molto risoluta, no, a perseguire quell'obiettivo che abbiamo visto essere l'obiettivo sensato della nostra vita. Per non fraintendere questa determinazione, questa decisione, vi propongo brevemente tre passi. Cioè potremmo dire così, cosa vuol dire determinarsi ad amare Dio, determinarsi ad amare le persone che mi sono intorno, per recuperare, diciamo, i due comandamenti fondamentali del Vangelo? Prima vediamo che cosa non è determinarsi a fare queste cose. All'inizio, quando parlava del primo confessore che la voleva seguire con un polso molto fermo e che quindi le esigeva dei cambiamenti, come diceva su Reddit, veloci ed efficaci, lei dice così: io, vedendo la sua immediata determinazione, la sua, quel tipo di determinazione lì, in cosucce che non avevo la fermezza di abbandonare subito con tanta perfezione, provai afflizione. E quando vidi che trattava le cose della mia anima come una questione che dovevo risolvere di colpo, mi rendevo conto che c'era bisogno di molta più attenzione. Quindi in tutto questo Teresa ci dice che perseguire l'obiettivo di amare Cristo e di amare i fratelli non è una cosa che possiamo rabbiosamente esigere di colpo da noi stessi. La determinazione non è questa. La seconda cosa che la determinazione non è, la prendo sempre dal capitolo 25, il paragrafo 11, dove racconta sempre di alcune esperienze che le persone fanno, di certe devozioni, certe tenerezze che a volte si sentono nel cuore, e del gusto che si prova nello stare in compagnia di Dio, ma noi potremmo dire anche nello stare in compagnia di qualcuno che ci piace, con il quale ci fa piacere passare del tempo. E allora lei in questo dice che il gusto di Dio è qualcosa di totalmente diverso. Intendo i gusti veri, un ristoro dolce, forte, pervasivo, delizioso, quieto, mentre certe devozioncelle dell'anima, fatte di lacrime e altri sentimenti piccini, al primo venticello di persecuzione questi fiorellini si perdono, nemmeno le chiamo devozioni, anche se sono un buon inizio e sentimenti santi, ma insufficienti per distinguere questi effetti dello spirito buono o cattivo. Cioè la determinazione non è un sentimento buono che abbiamo. Mi determino ad amarti, non è che lo faccio, sì, posso anche regalarti un mazzo di fiori, è un bel gesto, ma la determinazione ad amarti è un'altra cosa. Per capire che cos'è la determinazione ad amare, prendo poco dopo il passo che ho letto, sempre al capitolo 25, il paragrafo 13.
Ho scritto giusto? Scusate, comincio ad avere... No, 19. Comincio a non vederci più da vicino. È sempre quel paragrafo che ho citato prima, in cui lei dice che vede il Signore, scopre appunto, pensa al Signore come colui che ha dominato gli elementi, e un passo che non avevo letto prima e che volevo invece leggere adesso è questo. Chi dà questo coraggio? No, forse l'avevo citato anche prima. Mi ritrovai a pensare, di cosa devo avere paura? Cos'è mai tutto ciò? Io desidero servire questo Signore, non voglio altro che farlo contento. Ecco che cos'è la determinazione ad amare. Non voglio altro che farlo contento. Non voglio gioia e riposo. Dunque, se questo Signore è potente come vedo, come vedo infatti che è e so che è, che lo è e che i demoni sono suoi schiavi, essendo io serva di questo Re e Signore, che male possono mai farmi? Questa è la determinazione. Essendo io, la determinazione nasce dall'identità nuova che io scopro in me. Non è la forza di volontà che mi trasforma, non decido di essere diverso. Quante volte cerchiamo di sforzarci di cambiare e non ci riusciamo, anche nelle cose più banali. È invece la trasformazione dell'essere, nel pensare a sé come serva del Signore, sorge la determinazione, che dunque non è uno sforzo, è ben altra cosa. E è tanto vera questa cosa di Teresa che questo poi diventerà, nei capitoli che leggeremo la volta prossima, addirittura la fondazione di un nuovo monastero. Tanto si trasforma la sua realtà interiore che comincia a diventare trasformatrice anche della realtà esteriore, darà vita ad una nuova comunità insieme a delle amiche, che è quello appunto che la volta prossima così condivideremo insieme. Per concludere vi voglio leggere un passo che secondo me è un passo decisivo di questi 10 circa capitoli che abbiamo letto, perché è un passo molto incoraggiante. È un passo al capitolo 26, al paragrafo 5, che un po' riassume tutto questo conflitto che, di cui noi oggi abbiamo parlato, della fatica del discernimento, e nel quale Teresa ci dice a che cosa può aggrapparsi in questa storia appunto così complicata che noi esseri umani viviamo. E nasce da una situazione particolare. In questa voglia di capire cosa le succedeva, Teresa era una grande lettrice, leggeva tante cose, leggeva tanti libri, cercava di acquisire delle conoscenze che le permettessero di capire cosa le succedeva. A un certo punto questi libri vengono tutti proibiti, erano tutti libri considerati un po' sospetti al suo tempo, quindi era un po' borderline, diciamo, come letture. E lei accoglie questa decisione, che ovviamente rispetta e alla quale si sottomette obbedendo a ciò che accade, a ciò che il Tribunale dell'Inquisizione decide, e però diciamo che ci manifesta la sua sofferenza in questa circostanza. E lì succede una cosa un po' particolare, che è appunto quella che vi volevo lasciare come ultimo pensiero. Quando si tolsero di mezzo molti libri in volgare, affinché nessuno li leggesse, io soffrii molto, perché leggerne alcuni mi dava conforto e io non potevo più farlo, perché restavano solo quelli in latino. Il Signore mi disse: non affliggerti, che io ti darò un libro vivo. Io non riuscivo a capire perché mi fosse stato detto ciò, infatti ancora non avevo visioni.
Poi, di lì a pochi giorni, lo capii molto bene, perché ho avuto molto di che pensare e raccogliermi in ciò che vedevo davanti a me. E il Signore ha avuto così tanto amore nei miei confronti, istruendomi in mille modi, che ho avuto davvero poca o quasi nessuna necessità di libri. Sua Maestà è stato il libro vero, dove ho visto ogni verità. Benedetto sia tal libro che lascia impresso nel cuore ciò che bisogna leggere e mettere in atto, in modo che non lo si possa dimenticare. Chi, vedendo il Signore coperto di piaghe e afflitto da persecuzioni, non le abbraccerà e non le amerà e non le desidererà? Chi, vedendo qualcosa della gloria che dona a coloro che lo servono, non riconoscerà che è un niente tutto quello che possiamo fare e patire, visto che siamo in attesa di un tale premio? Chi, vedendo i tormenti che affrontano i dannati, non penserà che i tormenti di quaggiù sembrino diletti in confronto e non riconoscerà il molto di cui è debitore verso il Signore che tante volte lo ha liberato da quel luogo? Ecco, se è un libro vivo, è un libro al quale tutti possono avere accesso indipendentemente dalle circostanze in cui si trovano. E penso che questo resti il cuore della sua testimonianza, perché non è che noi la leggiamo per semplicemente per godere di quello che lei ci dice, la leggiamo in quanto testimone di questa esperienza di Cristo, e se la leggiamo è perché impariamo a leggere il libro vivo che è Cristo, non perché impariamo a leggere il libro della vita di Teresa. È utile farlo se questo è una chiave di accesso per leggere il libro vivo che è Cristo. Ma a me è piaciuto molto questo incontro, forse non dovrei dirlo perché sono di parte, ma mi è piaciuto molto perché mi sembra che siano stati dati dei criteri per orientarci nella vita nostra quotidiana, no? Quello che mi interroga, no, è questo. Io sono disposto a fare fatica, a subire contraddizioni dei buoni per arrivare a quello che diventa poi la maturità di Teresa, che è la libertà e la verità di sé. Ecco, è un cammino, credo, che ognuno di noi dovrebbe affrontare nella propria vita. Perché questo e solo questo porta ad una armonia interiore e ad una libertà nel vivere, anche in tempi molto difficili e molto contraddittori. Per cui, non so, io non ho domande da fare, però magari qualcuno di voi se ha qualche domanda da fare al proposito, ben venga. Dicevo alle sorelle qua dietro che anche voi, se avete domande, potete farlo, o qualcosa da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto.
Io le domande sarebbero tantissime, ma non riesco a formularle in questo momento. Vorrei che spendeste una parola di più su questo bellissimo e impegnativo rapporto che Teresa aveva con quelli che erano gli amici buoni, no? Proprio per arrivare a scoprire qual è la verità, no? Che questo è quello che mi sembra sia la questione impegnativa, perché bisogna trovare queste persone, addirittura nei nostri conventi dovrebbe accadere questo, no? E lei dice che con queste persone ha fatto un patto di alleanza, no? Proprio per arrivare a scoprire la verità. E le alleanze sono quelle che mi viene in mente il Signore ha continuamente fatto con noi e che noi abbiamo continuamente rotto, no? E il Signore non ha mai interrotto queste alleanze, anzi le ha sempre rinnovate. Ecco. Allora, come aiutarci? Forse la domanda che mi viene da mente adesso è come aiutare perché questo accada, perché non è così facile identificare chi sono le persone, perché dovrebbero esserlo tutte, no? In teoria, ma in realtà poi alla fine si vanno a cercare, si vanno a determinare proprio per arrivare a questo. E qui c'è un mettersi in gioco che è impegnativo, no? Un mettersi a nudo. Io apprezzo molto questa icona bellissima, proprio perché proprio è lì che dobbiamo arrivare, no? Cioè ritornare di nuovo a quel paradiso bello dove non ci vergogniamo di noi stessi, ecco. E l'altra cosa bella che recepisco in quelle cose che avete detto è che Teresa ti fa tirare un sospiro di sollievo, cioè come se la tensione interiore di questa grande fatica nostra, ecco, grazie a lei, insomma, è come se fossimo stati in apnea, invece ascoltando lei, ecco, ritorni di nuovo a respirare più tranquillo. Scusate il paragone, forse un po' banale. Non so se l'ho cercato. Rispetto a quello che tu dici sugli amici buoni che sono difficili da trovare, la tua osservazione a me suscita altre domande. Per esempio, mi verrebbe da chiedermi in base a che cosa scelgo i miei amici? Oppure in base a che cosa do la mia amicizia? Quando è che un amico mi sembra buono? O invece quando mi sembra cattivo? E poi mi verrebbe da dire, ma forse sono così diversi i criteri per capire se l'amicizia con Dio è vera rispetto a quella che può essere l'amicizia con le altre persone. In fin dei conti uno siamo un soggetto. Quello che si apre a Dio, quello che si apre agli altri, ma sempre noi siamo. Quindi forse anche lì dovrei dire a me stesso che le contraddizioni non sono un criterio per evitare un'amicizia, che il conflitto non è un criterio per evitare l'amicizia, che l'amicizia, l'amore, qualunque tipo di relazione, e neanche per dire che quella relazione sta andando male. E che forse allora un'amicizia è tale se mi trasforma, un amore è tale se mi trasforma, quindi non intenderei tanto rispondere a quello che dici, quanto porre ulteriori domande rispetto a questo, perché forse ecco, con quale criterio mi scelgo gli amici, con quale criterio do io le mie amicizie, questo è interessante rispetto a quello che dici. E che il sentimento non è sufficiente a dire la verità delle cose, quindi sto con uno perché ci sto bene, oppure mi allontano da qualcuno perché ci sto male,
non so, come prime riflessioni. Sì, proprio in questa linea mi veniva in mente anche questo, che al di là Edoardo faceva riferimento espressamente, citava un passo di Teresa in cui Teresa fa questo patto, diciamo, di alleanza con degli amici. Lì la cosa interessante era che questi amici erano di estrazione totalmente diversa, no? Mentre quando fonderà la comunità stessa è, per definizione, lei la vorrebbe così, almeno nasce così, un gruppo di amiche, perché l'amicizia per lei, soprattutto in questo tempo, in questo libro, è una categoria fondamentale, proprio perché interpreta il rapporto stesso con Dio, la preghiera con Gesù. Lì, in quella prima cerchia di amici, c'è una monaca, c'è una vedova della città, c'è un laico sposato, c'è un teologo, un prete, gente diversa. Quando noi vedremo nel libro delle fondazioni, lei stabilirà amicizie con un sacco di gente, ma già qua nel capitolo 24 incontra donna Guyumar, è una di queste qui del patto di amicizia, ma con gente di estrazione diversissima, dai vescovi al ragazzotto che passa che per la strada, il poveraccio della strada, insomma, del villaggio. Ma soprattutto mi veniva da dire, sulla linea del discorso che faceva Massimo, anche per esempio questi consiglieri, lei non li considera nemici, anzi il confessore che la fa soffrire tantissimo, e lei racconta all'interno di questi capitoli che era uno di quelli che l'ha fatta soffrire di più, e che tante volte ha pensato di lasciarlo, lei in altre testimonianze dice: quello lì è uno dei più grandi amici che ho avuto. E tutti si chiedono: ma sta parlando proprio di Baldassarre, quello lì, quello che l'ha fatta soffrire così tanto? E sì, lei lascia detto: quello lì era uno dei miei più carissimi amici. Quindi appunto, questo non importa se era quello che l'ha fatta soffrire, non era quello un criterio. Comunque era qualcuno che era interessato a fare questa verità dei cammini che si facevano. Non era qualcuno con cui si sentiva, diciamo, appagata, appunto sentimentalmente, non lo so, o in altri sensi. E così è anche curioso il modo in cui lei stringerà altre relazioni. Lei andrà a cercare le persone che la contestano. Allora ci saranno persone, anche teologi cattedratici, che parleranno male di lei. Lei dice: ma io voglio conoscerlo, non è possibile, ma se ci conosciamo sono sicura che cambierà idea. Se riusciamo a incontrarci, gli dico le cose come stanno, cambierà idea. Questo succede, e il famoso cattedratico tornerà in cattedra a dire: io ho parlato male di quella là, ma mi sono sbagliato, perché l'ho conosciuta, ho capito che invece era diversa da come pensavo. E quindi questo anche coraggio, questa fiducia, penso che il criterio fondamentale alla fine sia quello che diceva a proposito della coscienza pura, no? Alla fine l'intenzione, l'onestà con se stessi, se si cerca insieme un po' tutti di camminare nella verità, beh, questo è già un buon presupposto. Alla fine l'amicizia, come nel gruppo di amiche che saranno nella comunità stessa, ha un denominatore comune, cioè nasce dall'amicizia con Cristo. È Cristo che ci fa amici, come è Cristo che ci fa fratelli nell'umanità. Noi siamo fratelli in Cristo. Volevo chiedere se si poteva, oggi il Papa ci parla tanto di questa parola discernimento, se Teresa si muove, ci aiuta rispetto a quanto il Papa ci sta richiamando, un parallelo, perché
come l'avete descritto, io volevo chiedere se potevate, se è possibile fare un parallelo e la necessità, no, per la Chiesa, adesso lui parla tantissimo del discernimento. L'altra cosa è appunto questa questione degli effetti. Se il criterio per orientarsi, per capire, passa attraverso gli effetti, lei adesso diceva, Suor Edith, l'effetto di una coscienza pura, però adesso parlava, l'effetto principale è la crescita dell'amicizia con Cristo, no? Quindi il criterio per vedere e per rendersi conto che l'amicizia con Cristo cresce e gli amici sono quelli che mi aiutano. Il primo effetto, quello che conta, è questo. Volevo capire meglio la questione degli effetti, l'effetto principale che determina il discernimento così applicato. Io non ho capito bene il parallelo di cui chiedeva rispetto al discernimento, mi scusi. Ma quando lei dice come la usa il Papa, a cosa fa riferimento? Questo lavoro di riconoscimento di che cosa è vero, autentico, ad esempio rispetto al riconoscimento dell'autorità, dell'autorevolezza, no? Dell'altro che mi guida, che mi accompagna, che per molte esperienze di Chiesa, di movimenti, oggi si sta chiedendo. Ho capito. Quindi... mi scusi per capire se ho capito bene, si riferisce al fatto che c'è qualcuno che ha un'autorità di discernimento nella storia per la Chiesa? No, no, più in sé, in noi, nella persona. Allora... su questo io non so se ho una risposta su quello che lei ha appena detto, quindi dico quello invece che subito mi viene in mente rispetto agli effetti, e così magari intanto pensiamo all'altra questione. Secondo me, alla fine dei conti, la questione degli effetti è molto semplice e credo che si capisca anche pensando alle relazioni che noi viviamo. Se una cosa non mi cambia, l'ho incontrata? Se io faccio spazio a qualcuno nella mia vita e rimango identico a prima, ho incontrato qualcuno? O ho solo incontrato il riflesso di me stesso nell'altro? Cioè, se nasce un figlio, quando è che la famiglia lo accoglie? Quando la venuta di quel figlio sposta gli equilibri di quella famiglia e li ridefinisce. L'incontro di una faccia nuova in quel nucleo familiare cambia ciò che era quel nucleo. Se in una compagnia di amici arriva un nuovo amico, il nuovo amico sposta gli equilibri che c'erano prima. Se mi innamoro di una persona, gli equilibri della mia vita cambiano. Se una giovane entra in clausura, sposta tutte le dinamiche che fino al suo arrivo invece si svolgevano. Cioè, la venuta di qualcuno nel panorama delle mie esperienze, se arriva, cambia quelle esperienze, non può essere altrimenti. Se non cambiano, non l'ho fatto arrivare, ho fatto finta. Magari gli dico anche sei mio amico, magari dico anche sono innamorato di te, però sono tale quale a prima. Non ho fatto spazio nella mia vita a quella nuova presenza. In questo senso, no, gli effetti sono il criterio di verità, tant'è che Gesù i due comandamenti li mette insieme. Non dice che uno è il primo e uno è il secondo, no? Amare Dio e amare il prossimo, ma che il primo è amare Dio e che il secondo è simile al primo.
dice è la stessa cosa. Non dice c'è un uno e c'è un due, c'è un uno e c'è un due che è come il primo. Per cui non puoi fare una cosa senza l'altra. Non si dà, non si dà, nel cristianesimo non si dà. Non so se questo è utile. Questo mi sembra già esauriente, no? Come, sulla questione del discernimento, io non so se ho capito bene, ma sinceramente mi veniva in mente l'accostamento al Papa, in realtà per quella faccenda dell'attenzione alla persona, alla singolarità, su quale lettera? Nel discernimento lui, adesso in mente la questione forse dei matrimoni, era quello, no? Che in una nota è emesso che lui si esprimeva in una certa maniera perché faceva riferimento all'inevitabile discernimento personale. Non si può andare per casi generali, ma bisogna valutare caso per caso, persona per persona, situazione per situazione. Non si può esprimere un giudizio così a grandi linee per un principio, che il principio va bene, è saldo, ma dopo si declina concretamente per ogni persona, per ogni situazione. Io avevo ritrovato questo come sintonia, anche ripensando questi capitoli sul discernimento, no? E vedendo la distanza che lei prende dal rigorismo e invece questo metodo un po' umanista, per cui l'attenzione alla persona singola, e dicevo guarda, sì, questo è una cosa su cui batte spesso Francesco. Io trovavo questa di sintonia come più su questa attenzione, non perché i principi siano sbagliati, indicano una strada, indicano una meta. Dopo uno può prendere un mezzo piuttosto che un altro, i modi di fare il viaggio poi si declinano secondo la singolarità di ognuno e delle circostanze che incontra. Io avevo trovato questa di analogia proprio con Papa Francesco, perché appunto ha fatto anche abbastanza scalpore quando è venuta fuori questa cosa. Altro non, adesso non mi viene in mente. Però in questo ho trovato sintonia. Mi ha colpito tanto quello che è stato detto sull'amicizia stasera, perché è vero che noi abbiamo molti luoghi comuni sull'amicizia, cioè l'amico è quello che c'è quando tu hai bisogno. L'amico è, ci sono tante cose che si dicono sull'amicizia. Noi non amiamo circondarci di persone che ci contraddicono. Preferiamo quelle che ci plaudono, che ci dicono che siamo bravi. Se dobbiamo scegliere, cerchiamo quelle persone lì. Quelle che ci dicono no, hai fatto bene, no. Insomma, però accade anche che certe relazioni e certi incontri non dipendono da te. Arrivano delle persone, chissà chi le manda, boh. E tu, se ci entri in relazione e c'è la contraddizione e c'è anche lo scontro e c'è il conflitto e c'è anche la sofferenza, ma poi c'è una crescita, veramente ci si trasforma. E spesso gli amici sono proprio quelli che ci hanno fatto più del male. Per noi era male in quel momento, ma poi invece no, è venuto del bene. È venuto del bene e noi non, in quel momento neanche lo capivamo. E questo è vero. Invece volevo chiedere se parla ancora
della determinazione non come atto di volontà. Questo vorrei che ne parlasse ancora. Allora, grazie. Non proprio è un atto della volontà, non nella forma dello sforzo. Dovremmo dire, giusto, Edith mi suggerisce, non volontarismo. Cioè, la morale cristiana non è una morale dello sforzo. Tutti quanti abbiamo conosciuto persone che si sforzano molto e che sono anche molto antipatiche, anche un po' cattivelle, che fanno pagare agli altri il loro sforzo, no? E è facile vedere questo anche in ciascuno di noi. Anche noi, certamente di me posso dirlo, qualche volta qualcuno dei miei sforzi l'ho fatto pagare ad altri, perché la determinazione è un'altra cosa. La determinazione è l'attrazione verso la meta. Allora, ci sono grandi decisioni che a volte l'essere umano compie, anche gravi, ma che appunto non hanno la connotazione di quello sforzo gigantesco, no? Del gigante che sostiene un grande peso, ma invece quella di chi per attrazione va in una direzione, costi quel che costi, senza voltarsi da una parte e dall'altra a vedere cosa c'è, ma no? Devo arrivare là, mi interessa quello e quindi mi slancio verso quella meta. Non so se usando questo linguaggio metaforico si percepisce la differenza. Tutti e due sono atti della volontà, della libertà dell'uomo, no? Che si sbilancia in un senso. Uno però è una libertà rabbiosa, quindi forse non è proprio libertà se è rabbiosa. L'altro invece è uno slancio. C'è la canzone di Giovanotti che dice: la fatica come un grande piacere. Eh sì. Sì, certo. Cioè, quasi che nasce spontaneamente, cioè, sì. Come flusso, come... Sì, 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 esattamente questo. E non so se vi è mai capitato, no? Che per una vita non riuscite a decidervi a fare una cosa, sì. Ma poi scatta qualcosa dentro per cui non è più uno sforzo, ma pam, si volta pagina e la si fa senza neanche pensarci più. Ecco, la determinazione di cui lei parla, che io credo sia quella cristiana, è questa, che è un'altra cosa rispetto appunto allo sforzo. Poi noi è giusto che mettiamo in atto tutti i tentativi di cui siamo capaci, no? Proprio in questo percorso di contraddizioni abbiamo finito di dire che le nostre contraddizioni non sono un ostacolo, quindi va bene. No, infatti. Però ecco, poi diciamo che l'esito di questa fatica dovrebbe poi essere quello. Grazie. Non so se calza proprio a pennello, ma mi veniva in mente l'esempio nel Nuovo Testamento. Abbiamo San Paolo che tira fuori sempre l'analogia con lo sport, per cui la meta è vincere la corsa. Uno non guarda gli allenamenti che deve fare, la fatica che deve fare, il sacrificio che deve fare, punta alla corona. Questo, penso che San Paolo un po' si ritroverebbe in questo. Dunque, prima di darci l'appuntamento al prossimo incontro, che sarà 14 maggio sempre alle 5, in fondo alla chiesa, penso, sì, non ho capito dove li hanno messi, ci sono questi libricini che potete prendere liberamente, sono diciamo un bigino della vita di Santa Teresa, magari uno è un po' intimorito da uno spessore di questo tipo, è un po' più attratto da questo, che poi magari lo invoglia
a prendere più confidenza con l'altro, insomma. Ecco. Il prossimo appuntamento lo terrà Suor Michela, no? E diciamo che un po' l'hanno già lanciato loro il tema, no? La Teresa dà la concretezza al sogno, cioè c'è la fondazione, il passare ad altri questa vita che lei ha vissuto in pienezza, no? E quindi vedremo la prima fondazione, proprio perché il bene di suo è diffusivo, non lo si può tenere per sé, e quindi contagia altri, punto tale che più del coronavirus, che è durato, sta durando 2 anni, dal 1500, e dura ancora adesso, perché noi siamo dei contagiati da Teresa, tanto per usare una metafora un po' birichina, visto che abbiamo parlato anche dell'entusiasmo, dell'umorismo. Ecco, per cui come sempre vi invito a cantare la Salve Regina e poi ci salutiamo. Sì, sì.